Buongiorno, sono Andrea La Fortuna, il vicepresidente del Sesto Municipio e oggi siamo all'interno di quest'aula per poter raccontare, per poter divulgare una manifestazione per questa amministrazione molto importante per la sua terza edizione. Quella che oggi andremo a rappresentare è la terza edizione di Motoria, lo sport con un villaggio particolare che si terrà all'interno del nostro territorio, nella periferia di Borgata Finocchio. Il nostro è un territorio molto particolare e quest'anno per la terza volta verrà spostato di volta in volta per poter accogliere tutte le scuole, tutti gli istituti, tutte le associazioni e per poter essere presente al 100% del proprio territorio. Quest'anno una importante particolarità verrà ancora più introdotto e sarà ancora più sentito. Verrà ancora più introdotto e sarà ancora più sentita la possibilità di poter far praticare sport alle persone disabili, quindi l'inclusione sarà uno dei principali obiettivi di questa manifestazione. Io saluto i presenti, ma ringrazio soprattutto l'onorevole Alessandro Battilocchio, padrone di casa, che ci ha dato oggi la possibilità di poter rappresentare la nostra manifestazione qui all'interno di quest'aula, ma allo stesso tempo saluto Don Antonio Coluccia, il nostro prete antispaccio che è sempre vicino a questa amministrazione. Saluto il professor Bonomo, direttore della Breath Unit del Policlinico Tor Vergata. Saluto il professor Michele Panzarino, delegato dall'ente di promozione AXI nello svolgimento di questa manifestazione, un professionista proprio nell'inclusione e dello sport con le persone diversamente abili. E in conclusione, in ultimo ma non per importanza, il presidente Antonino per aver vinto questa manifestazione di interessi, per essersi aggiudicato questa manifestazione di interessi, presidente dell'ente di promozione AXI. Questi 3 giorni saranno dedicati in un grande villaggio all'insegna dello sport con tanta partecipazione. Vedremo ospiti circa 400 giovani studenti del nostro territorio che verranno a praticare sport, a divertirsi e allo stesso tempo ci sarà qualcosa di altrettanto importante, ovvero anche di poter entrare in contatto con realtà come il Policlinico di Tor Vergata o come altre associazioni o enti del territorio che praticano prevenzione o che daranno informazione agli sportivi per poter prevenire tutto ciò e dare a loro la possibilità di poter praticare sport nel modo più salutare. Quindi, oltre lo sport con i disabili, ci sarà questo tema della prevenzione che sarà molto sentito e ci saranno molti gazebi ad hoc per poter dare informazioni importanti a tutti i partecipanti. Io do quindi la parola al presidente del municipio per poter raccontare appieno questa manifestazione. Sì, grazie Andrea, buongiorno a tutti. Ringrazio il vicepresidente, nonché assessore con delega allo sport, Andrea La Fortuna. Beh, allora, insomma, Motoria siamo giunti alla terza edizione. Io volevo ringraziare prima di tutti il nostro presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie, Alessandro Battilocchio, perché per l'ennesima volta, no, non è la prima volta, dà opportunità ad una periferia importante di questo paese, in particolare la periferia del municipio Roma Sei delle Torri, di poter raccontare le cose belle che si fanno, perché di solito delle periferie si ha una concezione un po' variegata. Invece noi, grazie al nostro presidente, ricordavamo prima il premio Strega Giovani, ma tante iniziative che abbiamo fatto insieme, oggi siamo qui a presentarne un'altra, diciamo, importante, perché per noi, come è stato detto, è il terzo evento, quindi non è la prima edizione di quella che inizialmente era nata un po' con il termine improprio, perché ci è stato detto che non può essere utilizzato il termine Olimpiadi, però insomma erano le Olimpiadi del nostro municipio, dove noi mettevamo insieme tutti gli sport e le realtà diciamo, associative e anche sportive del nostro territorio in 2 o 3 giorni bellissimi in cui tutti i giovani inizialmente insomma, potevano fare sport insieme. Da
da qui a non poter utilizzare il termine diciamo Olimpiadi è nato Motoria, questo progetto che appunto attraverso lo sport per 2 anni ha dato una visibilità incredibile alle realtà territoriali, perché diciamo che di solito facevamo questa 3 giorni dove tutti gli sport erano rappresentati, e quindi la possibilità a tutti i nostri giovani, alle nostre associazioni diciamo sportive, di stare insieme e quindi unirsi in un unico posto, un villaggio dove poter appunto fare sport insieme, esibirsi, e dove creare quello spirito di comunità che credo sia fondamentale proprio per le periferie. Diciamo, in quest'anno invece è stata fatta una cosa più grande, e bisogna dirlo. Questo grazie anche ad Axi, che ha risposto alla manifestazione di interesse del nostro municipio, e si è pensato di aggiungere un altro pezzettino a questa motoria, che è appunto l'inclusività. Inclusività intesa a 360 gradi, perché non ci saranno, come era accaduto nel passato, soltanto i giovani, ma sarà aperta anche alla terza età, sarà aperta al mondo della disabilità, che è importante, e quindi diciamo che l'inclusività è quella che la farà da padrono in questi 3 giorni diciamo fondamentali, che poi ne abbiamo aggiunto un quarto giorno, ma ci penserà il professor Panzarino. Vorrei lasciare a lui poi la possibilità di raccontare il progetto del quarto giorno, che non è incluso in Motoria ma si lega anche insomma a Motoria, che poi ufficialmente i giorni di sport su quel territorio saranno appunto 4, da giovedì 10 fino a domenica 13. Ci sono altri pezzi che vanno aggiunti al mondo dello sport. Abbiamo detto inclusività, c'è anche la prevenzione, perché con noi c'è anche il direttore della Breast Unit di Tor Vergata, quindi anche il Policlinico Tor Vergata, che è il nostro vicino di casa, quindi è sul nostro territorio, sarà presente con un proprio stand, così come Medicina Solidale, che metterà a disposizione in questi 3 giorni anche medici per fare prevenzione, perché sport e prevenzione possono andare di pari passo. Altro oggetto importante è la legalità. Noi organizzeremo anche un convegno sport e legalità all'interno di questi 3 giorni, perché sappiamo bene i record negativi di quel territorio, quindi il territorio col più alto tasso di criminalità, la piazza di spaccio più grande di tutta Europa, il territorio dove vi operano 14 clan mafiosi. Crediamo che lo sport sia importante anche per dare delle alternative ai nostri giovani, e nel convegno porteremo rappresentanti dei gruppi sportivi, delle Fiamme Oro, Fiamme Gialle, Fiamme Azzurre, Esercito, Carabinieri, dove ci saranno giovani che attraverso lo sport, indossando una divisa, hanno fatto una scelta di vita che va attraverso lo sport, ma anche e soprattutto in nome della legalità. E qui non può mancare Don Antonio Coluccia, che ormai è il nostro angelo custode su quel territorio, che si batte con noi per riportare legalità, ma soprattutto valori, perché sono i valori che poi riescono a sconfiggere la illegalità che è presente su quel territorio. Chi più di un prete che indossa, io la chiamo la divisa, ma insomma lui ci tiene molto ad andare sempre nella divisa di ordinanza del suo ordine, però per noi è un grande onore, perché veramente ci sono le istituzioni unite che camminano sul territorio anche per riportare legalità. Fare questo passaggio attraverso il mondo dello sport con un ente importante come Axi, che ritorno diciamo a ringraziare, perché sicuramente dà lustro ed importanza al municipio avere un ente nazionale come Axi, che si prenderà cura dell'organizzazione di questi 3 giorni. Ringrazio anche il mio direttore apicale, che è qui, Luca Di Maio, e ringrazio per lui i nostri uffici, che hanno fatto un grande lavoro per correre dietro questa organizzazione, perché ogni volta che c'è un bando pubblico, comunque sia, c'è sempre qualcuno che ci lavora dietro, quindi è giusto dare il riconoscimento a chi lavora poi per poter realizzare progetti così nobili e importanti sul nostro territorio. E coinvolgeremo, come è stato detto, sia le associazioni sportive del territorio che le nostre scuole, che hanno aderito
in maniera, insomma, importante, perché 400 ragazzi delle scuole saranno presenti in questo bellissimo villaggio, dove avremo, cioè, non solo i vari campi per le discipline sportive, ma anche, insomma, degli stand informativi che saranno a disposizione di tutti. Quindi mi auguro che, come il detto dice, l'evento più bello deve ancora arrivare, sicuramente sarà quello del prossimo anno, però mi auguro di poter dire che, insomma, questo è sicuramente stato, sarà più bello di quello dello scorso anno, perché, come piace dire a me, ogni anno bisogna alzare l'asticella, dobbiamo sempre migliorare attraverso l'esperienza, ma soprattutto migliorare per dare sempre un servizio migliore ai cittadini di quel territorio che meritano questo e altro. Grazie. Grazie Presidente. Invito a salire quindi il Presidente dell'Ente di Promozione AXI Antonino Viti, il Professore invece Michele Panzarino, per una spiegazione dettagliata delle attività che si svolgeranno poi all'interno di questo villaggio, e approfitto per salutare anche Simone Foglio, Commissario di Disco Lazio. Do quindi la parola a Antonino Viti, il Presidente dell'Ente di Promozione AXI. Buongiorno, è un piacere essere qui. Noi siamo un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e un organismo sportivo come previsto dalla riforma dello sport, la legge 36. Il nostro compito è quello di promuovere l'attività sportiva, quindi far mettere insieme la cultura del movimento, perché la cultura del movimento è una cosa importante. Poi oggi siamo a un anno e qualche giorno dell'inserimento nella Costituzione della Repubblica, che conosce il valore educativo e sociale dello sport e di promozione del benessere e della salute. Quindi parliamo di cose alquanto importanti per quello che riguarda l'attività sportiva, i valori che lo sport mette in campo sotto tutti gli aspetti, ma soprattutto la vicinanza e la sensibilità delle istituzioni locali che attraverso lo sport mettono i cittadini nella condizione di poter fare una pratica sportiva, ma anche di comprendere che cos'è lo sport, perché lo sport è un linguaggio universale. Quindi, indipendentemente dal progetto dell'inclusione, della solidarietà e della salute, è un linguaggio universale che conoscono tutti, che è come la musica, trattiene le persone, le aggrega, fa in modo che ci siano amicizie anche attraverso la possibilità di partecipare ad eventi e quindi di avere conoscenze in più, di avere un'autostima quando si fa anche il gioco di squadra, perché direttamente si propone agli altri di essere un valore aggiunto alla realtà e alla competizione. E quando noi diciamo che lo sport è libero, significa che tutti i cittadini devono avere la possibilità di fare una pratica sportiva. Ecco dove dovrebbe intervenire lo Stato, il Governo, per fare gli impianti, per fare in modo che tutti possano esercitare una pratica sportiva interessante, ma soprattutto non per loro stessi, ma per la collettività in generale. Perché lo sport richiama, attira, aggrega, e tutti questi valori sono veramente importanti. Noi come ente a livello nazionale abbiamo 10.000 associazioni affiliate e più di 1 milione di tesserati praticanti, che ogni anno, ogni giorno ci sono eventi sportivi di quelli importanti. Questo qui è un evento particolare, è un evento che si inserisce in un contesto di una periferia di Roma importante e anche un po' periferica per davvero, e che quindi vuole creare un interesse specifico alla cultura dello sport, alla cultura del movimento. Quindi grazie agli amministratori per aver avuto questa idea, che poi non è la prima volta, è la terza edizione. Grazie. Grazie Presidente. Passo la parola al professore universitario Michele Panzarino per entrare un po' nel dettaglio delle attività che si faranno all'interno del nostro villaggio sportivo. Grazie a tutti, grazie ai presenti. Faremo un villaggio sportivo grazie a chi, soprattutto anche seguendo il pensiero del nostro municipio, che vuole il nostro presidente stesso, cercare di dare un taglio diverso, un villaggio sportivo diverso e inclusivo, ma inclusivo vero. Quindi io sono un ricercatore, come insegnante universitario porto anche il sito della professoressa Padova del San Raffaele, dove anche la terza missione è importante per questa università, e quello che vogliamo fare è un momento anche di formazione. Quindi prepareremo i vari tecnici e le ordini di scienze motorie, che sono tecnici delle varie associazioni del territorio, per sapere includere e
muoversi nel mondo anche delle disabilità e della terza età. Quindi il giovedì sarà dedicato poi alla formazione, a una formazione pratica questa, e nei giorni a seguire l'inclusività nella sua fattispecie, nella totalità, cioè tutte le attività, persone super adulte come chiamo noi, over 65, e bambini, ragazzi in carrozzina, potranno interagire con tutti quanti. Ecco perché stiamo facendo una ottima preparazione per far sì che vengano accolti nella adeguata maniera. E poi ecco, anche la parte congressuale è molto presente, e Axi ha voluto anche chiudere questo evento organizzando un altro evento che si va a incastrare a livello logistico, anche se sono due eventi separati, e in questa side by side, questa corsa. Un momento importante, sempre nello stesso municipio, tutte le persone correranno come corrono i non vedenti, con un cordino, e le persone saranno anche vedenti, però alla partenza chi ci sarà? Ci sarà il ragazzo vestito, tantissimi atleti partecipanti, tantissimi super adulti partecipanti, con i propri nipoti che cammineranno vicino uniti da un cordino, e soprattutto ci sarà il ragazzo più alto e correrà il ragazzo più basso, il ragazzo vestito da judo che correrà quello vestito con da calcio. Quindi l'inclusività, la nostra missione è: non si va da nessuna parte in solitaria, il lavoro si fa sempre in squadra. Ecco perché Axi e l'Università San Raffaele e anche il nostro municipio porta avanti questa idea. Grazie. Grazie. Grazie Michele, grazie al nostro presidente di Axi. Invito voi a poter tornare ai vostri posti per far salire qui per un saluto colui che ci supporta quotidianamente e che ci aiuterà anche nell'organizzazione dello stesso evento, manifestazione della legalità che si terrà sempre all'interno del villaggio. E quindi invito a salire Don Antonio Coluccia e il nostro direttore dell'unità Best Unit del Policlinico Tor Vergata, professor Bonomo. Prego, professore. Eccomi. Beh, intanto tutte le volte che il mio presidente mi invita mi fa sempre un onore perché mi fa uscire dalla bolla in cui stavamo e mi fa entrare nel territorio. Ripeto sempre questa frase, ma non finirò di dirla fino a quando c'ho vita, fino a quando starò in quella bolla che è il Policlinico Tor Vergata. Con lui si è aperta, ecco, si è rotta la bolla e si è aperta al territorio. Perché è successo questo? Perché lui è una persona di un'umanità sconvolgente e travolgente, e di una ci mette la faccia sempre, come prima dicevo col parroco, e quindi questo fatto ci mette la faccia, il cuore e l'anima, mi ha proprio convinto che vale la pena che anche noi ci mettiamo la faccia, il tempo e le nostre capacità. Ovviamente non voglio andare fuori tema, rientro subito nei ranghi. Io mi interesso della Breast Unit, mi interesso alle donne operate al seno, da operare, operate, sopravvissute, che possono fare prevenzione. Quindi il capitolo è piuttosto grande, la popolazione è grande, solo due numeri, ma non per spaventare nessuno, però una donna su otto si ammalerà. In Italia ci sono quasi 850.000 donne ammalate di cancro che sopravvivono al tumore. Quindi abbiamo due temi: la prevenzione, che affinché non arrivi il cancro, e gestiamo bene anche dopo che è arrivato. E in questo tema così grande, considerate quindi questa numerosità di persone, esiste poi una realtà che si chiama Breast Unit, che sta in questa Policlinica di Tor Vergata all'interno del nostro territorio. E allora questa giornata, questo evento sportivo così importante, questi quattro giorni così importanti, rientrano in quella che è la nuova medicina del cancro. La somma dello sport e dello stile di vita, che fanno parte in fondo di uno sport vissuto in maniera anche attenta all'alimentazione, per dire, quindi sport e stile di vita insieme uguale farmaco, hanno lo stesso impatto delle terapie sulle pazienti operate. Capite che noi che stiamo anche costruendo oggi un pezzo di sostenibilità della cura. Quindi stiamo mettendo insieme tutto, stiamo mettendo insieme l'inclusività delle donne operate che si sentono depresse, e abbiamo fatto, diciamo, una sorta di varie attività, e queste ve le voglio raccontare, due importantissime. Una
E infatti adesso vediamo se riusciamo a tirar fuori anche un lago dalle nostre parti. Il famoso Dragon Boat l'abbiamo portato in giro per l'Italia, abbiamo mandato sulla canoa un sacco di donne, poi questa idea è stata ripresa anche a Roma, Rema per Roma, non so se l'avete visto in questi giorni sul Tevere. Dalle nostre parti esiste una palestra pazzesca di una scuola di armi bianche di Fioretto, di Scherma, che è Frascati Scherma, che non è il nostro territorio ma è vicino, e noi abbiamo un ex studente che è campione mondiale di questo, che si chiama Daniele Garozzo, e con lui abbiamo un progetto scientifico sul valore dello sport nelle pazienti operate, ma non solo sulla qualità della vita, sulla quantità della vita. Per ritornare a quel concetto che lo sport è qualità di vita e stile di vita uguale farmaco. Se io già oggi riuscissi a aver convinto la metà di voi che questo è vero, ho fatto già una grande operazione. Se questo farmaco a Torbella Monaco diventa inclusivo del territorio, di tutte le donne operate, che in quel territorio ce ne sono tantissime, per motivi culturali, sociali, vari, sono anche quindi le persone più fragili psicologicamente, ma il Presidente non è mica pace, ha fatto un laboratorio teatrale pazzesco e adesso ne partirà un altro, quindi noi le staniamo da dove si trovano e le portiamo a riprendersi la vita, e questa è un'occasione in cui noi ci riprendiamo, aiutiamo queste persone a riprendersi la vita, insieme a loro ce le riprendiamo anche noi, sono sicuro, perché se stiamo tutti insieme su questo cordino bianco stiamo veramente tutti insieme, e questa è una grande opportunità. Grazie Nicola, grazie alla Presidente dell'Associazione che è riuscito a farlo partire, al Vicepresidente, a tutti gli ospiti di questa mattina, a chi ci ha dato la possibilità di parlare in questo contesto importante, perché credo che l'eco di queste parole andranno avanti, ne sono certo. Grazie. Grazie professore per queste parole importanti, sono emozionanti, quindi io la ringrazio, la invito a tornare al posto, ma la ringrazio fortemente per queste parole a nome mio e del Presidente del Municipio. Invito per un saluto il Commissario di Discolazio Simone Foglio. Intanto grazie a voi per l'invito a questa presentazione di un'iniziativa che dagli interventi che ho ascoltato quest'anno, come gli altri anni, ma ancora di più, caro Presidente, ha degli elementi di qualità veramente importanti. Quindi grazie a voi per l'invito e complimenti per quello che fate in un territorio molto bello che, come il Presidente Franco sa, io frequento da quando ero un giovanotto, e lui frequentava la parrocchia a Giardinetti, io invece giovane quindicenne, sedicenne, avevo una fidanzatina che stava proprio in quel quartiere, quindi so le potenzialità, conosco le potenzialità di quel territorio e la voglia di quelle persone di riscattarsi, di avere una speranza di rivalsa. E anch'io che vengo da un quartiere, sono nato e cresciuto in un quartiere non facilissimo, sento il dovere di stare vicino a questo tipo di iniziative anche a nome dell'ente che ho l'onore di rappresentare, quindi di Discolazio, che è l'ente regionale per il diritto allo studio. Nel vostro territorio, caro Andrea, c'è un'università importantissima, appunto come avete citato quella di Tor Vergata, con la quale stiamo già ragionando. Io è da appena un mese che ho avuto questo incarico, ma già abbiamo fatto più di un incontro per capire come, dove andare a migliorare i rapporti di collaborazione tra gli enti, le nostre istituzioni, con l'obiettivo finale che è sempre il cittadino, quindi il vostro residente nel municipio Sesto, ma come bene fa il Presidente Alessandro Battilocchio, batte ogni territorio nella nostra città, nella capitale d'Italia, ma anche nelle periferie italiane. La settimana scorsa ho partecipato sempre su suo invito a un sopralluogo al nono municipio, a Laurentino, dove diciamo ci facciamo guidare sempre da questa straordinaria energia e coraggio di Don Antonio, che per noi che diciamo abbiamo questi incarichi magari un pochino più
comodi, con le scarpe un po' più comode di quelle che indossa Don Antonio, sentiamo veramente il dovere di essere al suo fianco ogni volta che ce n'è bisogno. Quindi veramente complimenti, grazie per questa iniziativa. Disco Lazio, il commissario, tutti i dipendenti sono ovviamente al vostro fianco per cercare di immaginare, studiare, approfondire nuove e future collaborazioni, e da questo punto di vista ci troverete sempre al vostro fianco. Buon lavoro e buona motoria per questo fine settimana. Grazie commissario, grazie per la vicinanza. Do a questo punto la parola al nostro prete antispaccio, Don Antonio Coluccia. Prete, basta. Ecco, grazie a tutti, sono io a ringraziare e soprattutto a sostenere, perché credo che in un luogo dove ha dei record negativi ci siano semi di positività che sono stati già soprattutto raccontati. Lo sport è armonia, lo sport, come chi mi ha preceduto negli interventi ha detto, è un linguaggio universale, lo sport crea relazioni, stabilisce un io tu, stabilisce una reciprocità, lo sport è vita, lo sport è respiro. E cosa mi sento di dire? Che motoria è un aspetto importante di motoria, che arriva in un territorio in cui è segnato dalle fragilità, è segnato da un luogo di povertà, dove non sempre, anche se sancito nella Costituzione, tutti i ragazzi hanno la possibilità di fare sport. Quindi per me questo è un inizio, grazie al Presidente che credo che abbia iniziato con la regola delle 3P, pochi piccoli passi. Le cose non cambiano così, con uno scrocchio di dito, ma le cose cambiano piano piano, abitando i territori, riconoscendo i volti, le storie, le sofferenze, ma soprattutto anche in un territorio dove il narcotraffico della droga e anche l'occupazione delle case fa da padrona, finalmente possiamo dire che lo sport è stupefacente. Ecco, per dare un po' una risposta a quanti invece, il professore qui presente sa, invece si affogano nella droga, nell'alcol, nelle varie dipendenze. Ecco, motoria sia respiro, sia luce, sia soprattutto vita. E credo che quelle giornate saranno un grande messaggio soprattutto di vita nuova, ma soprattutto anche di presenza, anche di presidio. Che lo sport è anche presidio. Noi l'abbiamo fatto a San Basilio con una palestra di pugilato, con me con le fiammure della Polizia di Stato, calata proprio lì in una piazza di spaccio, bene, piena di ragazzi. Perché se dai la possibilità, vuol dire dare la possibilità a quei ragazzi, a quei bambini, di avere il diritto di scelta, che è sancito poi nella Costituzione. Quindi grazie. Grazie Don Antonio Coluccia. Do a questo punto, per l'ultimo, per il saluto finale, la parola al nostro onorevole, che ringrazio ancora una volta per averci dato questa possibilità di essere qui, il nostro presidente della Commissione parlamentare di inchieste e periferie, Alessandro Battirocchio. Grazie mille Andrea, grazie al presidente Franco. Con il sesto municipio, sin dal mio insediamento abbiamo iniziato una sinergia molto virtuosa e positiva nell'interesse del territorio. Un grazie all'amico Simone Foglio, al nostro Don Antonio Coluccia, col quale stiamo portando avanti un'azione davvero bella nelle periferie romane, ma non solo nelle periferie romane, per ribadire un concetto di fondo, ossia soprattutto in questa fase lo Stato non è disposto, non è disponibile a cedere terreno in termini di legalità, lo Stato non si lascia intimidire, lo Stato c'è, è presente ed è in corso un'azione nelle periferie di tutta Italia che sta cambiando il volto di queste periferie. Però la strada è ancora molto lunga, quindi bisogna metterci ancora tanto impegno, anche perché la cosa che ci richiedono di più quando giriamo nelle periferie è dare continuità a questa azione di attenzione e di interesse verso le periferie e di dare sostenibilità a tutti i progetti che appunto sono in corso in questi ultimi anni.
motoria è un momento importante. Io sono stato felice di ospitare questo momento, ringrazio la Camera, ringrazio anche per la diretta sulla web TV della Camera che ci dà la possibilità di parlare a tanti amici per far conoscere questo che è un ulteriore momento bello organizzato in un'area problematica di questa città. Perché? Perché nelle periferie italiane e nel sesto municipio, ormai ho imparato a conoscerlo in maniera piuttosto approfondita, però noi troviamo criticità e problematiche legate soprattutto al fatto che per decenni l'attenzione delle istituzioni è stata e la presenza dello Stato è stata troppo flebile. Quindi paghiamo questo gap con problematiche e criticità molto evidenti, però nelle periferie italiane troviamo sempre anche tanta vitalità, tanta vivacità, un associazionismo importante che rappresenta un patrimonio da mettere a disposizione delle comunità locali. 3 giorni di sport, venerdì, sabato e domenica, io sarò presente al fianco degli amici del municipio, al fianco di Don Antonio, le cui prodezze calcistiche sono tra l'altro piuttosto note a tutti, e assieme al presidente, assieme agli amici che ringrazio, perché qui c'è un esempio bello, virtuoso di realtà anche provenienti da mondi differenti che però si ritrovano assieme per una cosa bella. E questa, lo ricordava il presidente Franco, è l'ennesimo step di un percorso che stiamo portando avanti. E ricordo circa un anno fa, quando dopo aver fatto un sopralluogo nella piazza di spaccio di Torbella Monaca, anche un sopralluogo piuttosto rumoroso, se ricordate, assieme alle forze dell'ordine e alla mia commissione parlamentare, ebbene, dopo 10 giorni su quella stessa piazza abbiamo portato, grazie alla collaborazione tra di noi e il Teatro dell'Opera, abbiamo portato 60 artisti in quella stessa piazza, 60 artisti di fama internazionale che hanno dato un segnale di come possono nascere delle cose belle anche nelle aree più complesse e questo credo che sia il messaggio di fondo anche di Motoria, ossia la necessità di coinvolgere la comunità locale che deve essere protagonista del cambiamento. Quindi grazie veramente Presidente, a te e a tutti gli organizzatori, perché questo è un passo importante nella giusta direzione. Grazie e ci vediamo in questo weekend. Onorevole, ancora un minuto prima di concludere, perché il Presidente Viti ci ha fatto specifica richiesta di voler consegnare a voi la magliettina ufficiale, la prima magliettina ufficiale.